Grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono Maurizio Ritorno di ARPA Piemonte. Ringrazio gli organizzatori innanzitutto per la possibilità di confronto con i colleghi delle altre agenzie su un tema che è assolutamente di assoluta attualità per quanto riguarda la nostra agenzia. E che è di assoluta rilevanza per la portata che hanno gli esiti delle validazioni e delle misure in campo di aliformi sul destino di bonifica di un sito contaminato. I coautori di questa presentazione in realtà sono i veri esperti della matrice aliformi. Per darvi un'idea di che cosa è successo in Alta Piemonte a partire dal 2010, quando sono aumentati si sono incrementate le richieste di validazioni e di misure in campo di aliformi nell'ambito delle analisi di rischio. Vi faccio vedere come le competenze all'interno della nostra agenzia hanno dovuto richiedere un'integrazione, un supporto da parte dei colleghi esperti in questa matrice. I dipartimenti territoriali sono quelli che da noi hanno la titolarità della procedura di bonifica che operano in accordo con le linee di indirizzo che vengono date nell'ambito di un coordinamento regionale. A partire dal 2010 si è inserito in questo contesto il laboratorio dell'igiene industriale di Alta Piemonte, all'interno del quale ci sono i colleghi che da tempo maneggiano la matrice aliforme e analizzano questo tipo di matrice per quanto riguarda gli stessi contaminanti che sono presenti all'interno dei siti contaminati, ma in intervalli di concentrazione decisamente differenti da quelli tipici dei siti contaminati. Vi faccio vedere qui il numero di procedure che abbiamo fatto insieme ai colleghi del laboratorio aliformi, evidenziando che la maggior parte dei casi di misure sperimentali validate da noi o in corso di validazione riguardano le verifiche fatte a valle dell'analisi di rischio per accertare l'effettiva rispondenza delle concentrazioni attese e del rischio valutato con misure sperimentali. In pochi casi è stato possibile escludere il percorso di contaminazione, nonostante nella maggior parte dei casi venisse richiesta l'esclusione del percorso. È anche interessante far notare che sono significativi il numero di procedure per le quali il procedimento di bonifica di per sé non prevedeva la misura di matrice aliformi, ma la conferenza dei servizi ha richiesto esplicitamente, in alcuni casi al proponente, in altri casi direttamente ad ARPA, di eseguire misure di soil gas oppure misure direttamente in aria ambiente per accertare il reale livello di esposizione dei residenti o dei lavoratori sul sito in bonifica. Qui parliamo di validazione, ma se per validazione consideriamo quello che intende il 152, ovvero la validazione dell'intero percorso analitico che parte dal prelievo, o meglio dalla pianificazione del prelievo in campo e finisce con la restituzione del dato, possiamo fare un confronto fra la validazione dei dati di caratterizzazione classica, basati sulle matrici più consuete, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, e la validazione di un'indagine di aliformi, siano essi soil gas, aria, ambiente, oppure misure di flusso determinate, ad esempio, con l'uso di flux chamber. Ecco, per quanto riguarda le modalità statistiche e chimiche per effettuare la validazione, sappiamo che ci sono dei lavori già in parte conclusi. C'è un lavoro recentemente concluso proprio all'interno del sistema agenziale richiede la necessità di proseguire l'attività per definire la validazione delle attività di campo, cioè tutto quello che precede l'ingresso del campione in laboratorio. Capiamo quindi che il processo di validazione è un processo molto complesso e delicato, ma se richiede ancora un allineamento fra le varie agenzie per definire una procedura chiara e condivisa, ci rendiamo conto che per quanto riguarda la matrice aliformi siamo ancora molto indietro, e questo perché
come diceva prima bene il professor Bacciocchi, ci sono ancora molte situazioni non risolte, soprattutto sull'utilizzo del dato. La norma non prevede, non parla di matrice aliforme come matrice ambientale, e quindi non esistono dei valori di screening per questa matrice. A rigore non sarebbe neanche possibile definire poi un obiettivo di bonifica nelle matrici aliforme, anche se forse da un punto di vista tecnico potrebbe essere risolutivo. Per quanto si dicesse che i metodi sono ormai consolidati per il campionamento delle sonde gas, possiamo dire che è consolidato effettivamente la metodologia di realizzazione delle sonde di installazione. Per quanto riguarda il prelievo e la tecnica più adatta per l'analisi, questo dipende da caso a caso, dipende dalle concentrazioni che ci aspettiamo di trovare. E quindi, mentre i metodi per i terreni, per le acque sotterranee, sono ormai consolidati effettivamente, fanno parte del patrimonio tecnico degli operatori che si occupano di bonifiche, i metodi per gli aliformi hanno ancora una natura di tipo sperimentale. I nostri laboratori poi sentono l'esigenza di metodi di riferimento validi a livello nazionale, ad esempio per l'analisi dei suoi gas su fiala di carbone, che è un metodo che secondo noi è abbastanza utile, come vedremo più avanti, per effettuare la misura di suoi gas particolarmente carichi di concentrazione. Ma per partire da un punto comune, diciamo un punto su cui recentemente molte ARPA si sono confrontate, gli ISS, l'INE si sono confrontati all'interno di un gruppo di lavoro che è stato, diciamo così, attivato dal Ministero e che si è occupato di alcuni elementi critici, considerati critici nell'applicazione dell'analisi di rischio. Uno di questi elementi era proprio focalizzato sulle misure di aliformi. Nel documento conclusivo del gruppo di lavoro si dice, diciamo, uno dei punti su cui le diverse agenzie si sono allineate è che si ritiene condivisibile l'utilizzo dei dati derivanti da misure dirette sui gas, aria ambiente, camera di flusso, con le finalità che sono qui indicate, cioè l'esclusione del percorso di volatilizzazione, la verifica dei risultati dei modelli di rischio e il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di bonifica sia in fase di esercizio che in fase di collaudo. Non è indicato fra i punti, ad esempio, l'individuazione dell'obiettivo di bonifica nella matrice contaminata, non a caso perché non c'è stato allineamento su questo punto. Ma allora occorre, secondo me, accordarsi, prendendo in considerazione il primo dei punti che venivano evidenziati, l'esclusione del percorso di volatilizzazione. Vorrei soffermarmi su questo punto perché è uno dei punti che dà maggiormente origine a discussioni anche con i progettisti e ha dato al nostro interno origine ad un forte dialogo con il laboratorio che doveva perseguire questo obiettivo. Dicevo, occorre accordarsi su cosa significa l'esclusione del percorso di contaminazione. Diciamo che si può escludere il percorso di contaminazione quando c'è un'effettiva interruzione fra la sorgente di contaminazione e il bersaglio. Se il percorso è interrotto, il rischio è inesistente o è trascurabile. Quando invece il percorso è attivo, si può parlare di valutazione del rischio e si può avere una situazione di rischio accettabile o rischio non accettabile. Ciò che voglio evidenziare è che la condizione di esclusione del percorso è una condizione diversa dalla condizione di accettabilità del rischio. Mi soffermo su questo punto perché l'obiettivo dell'indagine determina il maggiore e minor sforzo del laboratorio che deve intervenire sul sito. Sulla base delle richieste che ci arrivano periodicamente, spesso infatti si ipotizza l'esclusione del percorso di contaminazione dicendo semplicemente che i modelli sovrastimano il rischio. I modelli sovrastimano il rischio, però occorre che l'ipotesi di esclusione sia motivata dal modello concettuale, che vengano portate le cause che determinano questa interruzione. L'interruzione può essere determinata da un confinamento fisico posizionato fra la sorgente e il bersaglio, può essere determinato dalla specie chimica in cui si trova il contaminante all'interno della sorgente, che non genera effettivamente un flusso di vapori verso il bersaglio.
Oppure ancora ci possono essere delle condizioni di forte, condizioni particolarmente adatte alla biodegradazione nell'insaturo, tali da generare una riduzione una riduzione del contaminante nel flusso verso il bersaglio e da determinare l'assenza di sostanzialmente concentrazione del punto di esposizione. Ma nell'ipotesi che venga accettata nella sezione in cui venga accettata questa ipotesi di esclusione del percorso, ci dobbiamo chiedere come accertare attraverso misure sperimentali l'effettiva interruzione di questo percorso. Un metodo può essere quello indicato, cioè riscontrare l'assenza di inquinanti volatili presso la sorgente riconducibile a contaminazione. Ma come fare? Bisogna soddisfare delle condizioni. Una può essere quello che le concentrazioni riscontrate non devono essere rilevabili. Però il livello di limite di rilevabilità e di quantificazione dipende sostanzialmente dalla metodologia di campionamento e dalla tecnica di analisi che usiamo, quindi non è un limite fisso. Allora può essere introdotto un concetto basato sul rischio sanitario. Le concentrazioni misurate per poter escludere il percorso devono essere così basse da non avere effetti indesiderati osservabili sul bersaglio umano. Questo è un po' il criterio che è stato seguito all'interno dell'appendice B dei criteri metodologici, quella destinata all'applicazione dell'analisi di rischio sui punti vendita carburanti. In questo caso è stato detto, per poter escludere il percorso, i valori di concentrazione riscontrati nei soil gas devono essere inferiori alla reference concentration per le sostanze non cancerogene e al rapporto fra il rischio tollerabile e il unit risk factor per le sostanze cancerogene. Ecco, noi inizialmente con l'intento di adottare questo criterio, che era l'unico scritto in quantomeno in un documento, quando ci veniva proposta l'esclusione del percorso, siamo partiti dalla tabella di concentrazioni accettabili inserita nei criteri metodologici, l'abbiamo estesa a tutte le sostanze volatili e semivolatili contenute nella banca dati tossicologica degli SS INAIL e l'abbiamo aggiornata con i successivi aggiornamenti, quindi prima novembre 2013, poi luglio 2014. Ottenuta la tabella, l'abbiamo confrontata con i limiti di rilevabilità che il nostro laboratorio è in grado di raggiungere e abbiamo considerato i metodi disponibili. Abbiamo considerato il metodo MADEP-APH per gli idrocarburi volatili, che richiede un campionamento con canister. Abbiamo considerato il metodo 8-15, sempre con campionamento sul canister, per le altre sostanze volatili, per i solventi, e un metodo su fiala, un metodo uni su fiale di carbone, di cui accennavo prima. Ecco, ci rendiamo conto che per molte sostanze i limiti che riusciamo a raggiungere sono inadeguati a soddisfare quel criterio di esclusione del percorso. Vediamo, riporto in questa tabella riassuntiva i limiti di rilevabilità per ciascun metodo. Le caselline evidenziate in rosso sono quelle per cui non siamo in grado di escludere il percorso tossico per l'adulto. Quelle in rosa non ci consentono di escludere il percorso tossico per il bambino e così via. Le arance, rischio cancerogeno per l'adulto, eccetera. Quindi, in sintesi, quello che il laboratorio ci porta come risposta è questo, ma il criterio di esclusione non è percorribile. Attualmente noi non siamo in grado, pur ipotizzando e pianificando un'indagine per escludere il percorso su un sito, di portare a termine questa valutazione. Per molte sostanze, alcune molto frequenti sui siti contaminati, benzene, cloro di vinile, tricloretilene, e così via. Ma allora quello che ci siamo chiesti, il laboratorio subito ha detto: mettiamo a punto un metodo che ci consenta di arrivare a valori di quantificazione più bassi di quelli che avete visto, erano già decisamente bassi. Oppure si utilizza un criterio differente, un criterio di esclusione differente. Questo criterio va bene a mio avviso, quando parliamo di aria ambiente, quando parliamo di soil gas,
Dipende dove facciamo la misura dei suoi gas. Se la facciamo sotto soletta potrebbe avere un senso, se la facciamo vicino alla sorgente sicuramente no. Allora la nostra posizione attuale è quella di scoraggiare in molti casi la possibilità di escludere il percorso e di invece introdurre come obiettivo dell'indagine dell'indagine sui gas quello di valutazione dei rischi accettabili. Sono due condizioni, faccio notare, molto diverse in termini di concentrazione, che ai fini della procedura di bonifica possono portare allo stesso risultato. Certamente dichiarare che un percorso è tagliato, escluso, è favorevole per il gestore del sito, perché ovviamente svincola l'area da qualsiasi dubbio sulla presenza di contaminanti, però alla fine dichiarare che per quel percorso di contaminazione il rischio è accettabile è una tramite la misura di soil gas è qualcosa che ci consente comunque di gestire correttamente il sito. Ho qui un esempio numerico che lascerei a dopo se abbiamo voglia e tempo di affrontare, che rafforza semplicemente quello che abbiamo detto. Il senso è, lo metto qui lo faccio vedere qui nel documento, diciamo nella sintesi finale. In questo esempio applicativo l'obiettivo iniziale era sbagliato, non si poteva escludere il percorso, abbiamo ottenuto un obiettivo comunque significativo, che è quello della dimostrazione del rischio accettabile. Il rischio accettabile, partendo, dimostrato a partire dalla misura di soil gas, genera un sito non contaminato, cioè la soluzione di questa procedura ci porta a dire che su quel sito non è necessario intervenire, cosa che invece sarebbe stata necessaria partendo dalle misure di terreno. Quindi questo semplicemente per sottolineare l'importanza dell'affidabilità della misura e la delicatezza dell'operazione di validazione che noi siamo chiamati adesso ad effettuare, nonostante lo stato dell'arte sull'allineamento dei vari enti rispetto all'utilizzo del dato non sia ancora in una fase non matura. Noi adesso dobbiamo rispondere alla conferenza dei servizi dicendo se quell'indagine è validabile o no. Torno un momento verso verso gli obiettivi che abbiamo deciso sono perseguibili nella valutazione e nell'indagine di ariformi sui siti contaminati, semplicemente per dire che sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto sostanzialmente in questi 4 anni evidenziamo ancora delle criticità che richiedono un allineamento con le altre agenzie. Diceva prima il professor Baciocchi che ci sono molte linee guida già approvate. Noi abbiamo approvato la nostra linea guida sulle metodologie di conduzione di soil gas e misure di ariformi nel 2013. Dopo quasi 2 anni di applicazione ci siamo resi conto che alcune delle indicazioni inserite all'interno di queste linee guida sarebbero da rivedere. Qui elenchiamo una serie di criticità che abbiamo riscontrato proprio nell'applicazione pratica. Innanzitutto la scelta dei materiali che sono indicati nelle linee guida bisognerebbe aggiornarle periodicamente per stare dietro all'avanzamento della tecnologia e all'introduzione di nuovi materiali. Le modalità di verifica della tenuta delle linee, vengono indicate diverse metodologie, viene indicato lo shutting test, il leak test. Il leak test, ad esempio, è qualcosa che in campo non siamo sostanzialmente mai riusciti ad applicare correttamente. Sia le tecniche con la cappa di elio che le tecniche che fanno uso di traccianti liquidi hanno dato esiti disastrosi nelle sperimentazioni in campo. La stessa misura indiretta tramite il controllo dei parametri di ossigeno e gli altri parametri ambientali spesso dà informazioni inutili. Io credo abbastanza in questa metodologia. In alcuni casi le informazioni non sono state rilevanti ai fini di accertare l'assenza di ingressione di aria dalla superficie. Poi, per quanto riguarda la presenza di concentrazioni molto elevate nel soil gas,
In campo spesso abbiamo rischiato di inficiare le prove, proprio perché i dati di base ci portavano ad avere valori attesi al punto di esposizione non confrontabili con quelli effettivamente riscontrati. In questo caso stiamo sperimentando l'utilizzo di misuratori da campo, ma vorremmo confrontarci con le altre agenzie per definire un protocollo che serve proprio per ritarare in campo i parametri tipici del prelievo, ad esempio la durata del campionamento. E termino dicendo questo, che occorre quindi che queste strategie messe a punto dalla nostra agenzia e quelle messe a punto dalle altre agenzie confluiscano in qualche modo in una linea guida unica. Si parlava prima di tante linee guida, occorre che confluiscano in una guida nazionale, periodicamente rivista, che possa dare anche delle indicazioni rispetto al metodo analitico più adatto per associato a delle performance risultato, che quindi consideri campionamenti di tipo attivo, campionamenti di tipo passivo, campionamenti indiretto di tipo attivo e passivo. Altra cosa fondamentale, e chiudo davvero, la formazione degli operatori che in campo si trovano a verificare, ad accertare la corrispondenza fra quanto approvato nel protocollo in conferenza dei servizi e quanto effettivamente viene eseguito in campo, proprio perché devono essere in grado di capire quali sono i margini di scostamento accettabili rispetto ai protocolli ufficiali. E poi la necessità di approfondire la sperimentazione sulle camere di flusso, facendo magari misure in parallelo di soil gas, camere di flusso aria ambiente sarebbe ideale per riuscire ad avere dei dati certi e condividere le esperienze delle diverse agenzie. Nel nostro caso, ad esempio, negli ultimi anni non siamo più riusciti a sperimentarle per la mancanza di siti o per la mancanza di fondi pubblici in cui si riescono ancora a fare questo tipo di sperimentazioni. Occorre dire ancora che sono in corso dei confronti tra le varie agenzie, ma sono confronti estemporanei, quasi spontanei fra le agenzie che si trovano ad affrontare questi temi. Occorre far confluire queste collaborazioni all'interno di un gruppo di lavoro nazionale. Vi ringrazio per l'attenzione.